corpo senza vita della donna. Intorno alla vittima c'è un gran trambusto. L'eterno riposo degli ospiti del campo Cestio viene turbato da un infinito viavai di persone indaffarate, da clacson strombazzanti di automobilisti nervosi che non si spiegano il traffico anomalo, e da curiosi feticisti che vogliono vedere ad ogni costo se per caso qualche zombie abbia deciso di farsi una passeggiata nel mondo dei viventi. La vittima è rivolta a faccia in giù, sull'erba, tra le palme. Un telo copre con pudore il suo sedere nudo. Si nota un'evidente incisione sulla schiena, simile a quella del delitto precedente. È la stessa mano, ma stavolta il disegno è delineato con chiarezza. Si tratta senza dubbio di una rosa. Il pugno della ragazza stringe un pezzo di stoffa bianca e a 2 metri dal corpo c'è una piccola cinepresa con la luce verde che lampeggia. Rizzo si rivolge a Sallusti con evidente disappunto. Maledizione, ispettore, scommetto che ora ci tolgono il caso e lo assegnano ai corpi speciali. Si avvicina un uomo sulla quarantina, tacchiato e robusto, modello senza collo, stile Maurizio Costanzo, e spalle larghe, occhi grandi e intelligenti, capelli biondo cenere, mascella volitiva. Lo sguardo deciso dell'uomo che non arretra di fronte a nessun ostacolo. Psicologo e criminologo di chiara fama, perno essenziale del GIS e braccio destro del capo di Stato Maggiore dei Carabinieri. Il soprannome di Air Profiler, affibbiatogli dai ragazzi, parla da solo. In gergo americano, il profiler è colui che, in base all'osservazione dei comportamenti, traccia il profilo psicologico di un malvivente per assicurarlo alla giustizia. Buongiorno, ispettore. Sono il capitano Scotti del GIS. Il ministro dell'Interno ha deciso di assegnare la responsabilità delle indagini a noi. La seconda morte in 2 settimane nella stessa zona e con questa originale firma rende ormai inequivocabile la realtà di avere a che fare con un serial killer pericoloso e letale che va fermato immediatamente. E quindi entro in gioco io. Sono esperto di queste situazioni. La caccia a un assassino seriale richiede livelli di analisi e metodiche avanzate e la mia squadra è abituata a questo tipo di interventi. Non si preoccupi, lei potrà collaborare e dare il contributo della Polizia di Stato. Sallusti prova per il nuovo arrivato un'immediata antipatia a pelle che in pochi istanti, dopo aver registrato il tono saccente e il modo di fare susseguioso, si trasforma in odio viscerale. Osserva i fogli distrattamente in quanto ne conosce a grandi linee il contenuto. Si tratta della certificazione che, come al solito, lui dovrà lasciare il centro del ring al campione e sistemarsi nell'angolo dei secondi. Il suo ruolo sarà di portare il secchio dell'acqua, come un qualsiasi comprimario. Sarà ancora un altro a combattere, a vincere e a essere portato in trionfo. Però l'ego di Sallusti non è d'accordo. Non è disposto a sgombrare il campo, non anche stavolta. Col cazzo che mi devo da coglioni. Scotti, non hai idea di chi hai di fronte. Sarò io a condurre il gioco, in un modo o nell'altro. Pensa Sallusti l'eroico, mentre Sallusti il docile risponde in tono amichevole e quanto mai remissivo. D'accordo, capitano. Sarà un onore collaborare con lei. Sono a sua completa disposizione per mostrarle dove siamo arrivati e analizzare insieme tutte le prove che abbiamo raccolto fino ad ora. Ottimo. Ci vediamo domani mattina nel mio ufficio per concordare la strategia investigativa. Nel frattempo faccio avere le carte alla mia assistente. Ma ora mi lasci, per favore. Ho bisogno di rimanere da solo. Mi devo dedicare alla scena del crimine. È importante rivivere il delitto cercando di entrare nello stato d'animo di chi l'ha commesso. Per capire cosa pensa mi devo immedesimare in lui. Per anticiparlo devo essere in grado di prevedere le sue mosse. Bene, come avete capito, qui siamo in un giallo con moltissime sfumature di noir. Eh?
decisamente con moltissime sfumature di noir, un giallo estremamente moderno, molto crudo, molto, e con un investigatore che naturalmente ha molte riserve verso i suoi superiori, che non accetta interferenze di carattere tecnico, che vorrebbe agire da solo, cosa peraltro normalissima che avviene sempre quando un investigatore ha cominciato un'indagine, e che si riserva quindi di giocare le sue carte, in parte scoperte, in parte invece di tenersene in mano per poi, come si dice, calare l'asso. Ecco, io chiederei adesso a Fabrizio, avrete anche capito che è una vicenda ambientata a Roma, perché si capisce immediatamente da quello del profiler, di parlarci un po' di questo investigatore totalmente, fidatevi, sui generis. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qua. Volevo dirvi che a scrivere questo libro io mi sono divertito molto, ho voluto provare a scrivere un giallo che trovo sia una pratica abbastanza difficile, e un giallo particolare, perché volevo fare una cosa cruda ma anche ironica e divertente, quindi ho cercato di dipingere per esempio un assassino, un serial killer, come un grandissimo imbranato, è uno che uccide donne, ne uccide diverse, ma mai nessuna come dice lui, fa mille errori, lascia mille tracce, e c'ha dietro, insomma, tutte persone che per sfortuna poi non riescono a beccarlo. Il gioco è quello di avere tutta una serie di potenziali assassini, che spero si capisca solo alla fine poi chi è il vero assassino tra questi 5-6 personaggi che mi sono divertito a caratterizzare, e soprattutto ho cercato, insomma, di rendere queste tematiche brutali, inquietanti, come sono, insomma, omicidi di donne e tematiche di serial killer, divertenti, mettendoci dentro un sacco di battute. Per esempio, mi sono divertito a inserire un sacco di citazioni da film, da canzoni, che poi si può anche, insomma, divertirsi a cercare di indovinare. L'ispettore Salusti è, come si capisce anche da questo piccolo brano, inizialmente gli viene affidato questo caso, ma quando il caso diventa una cosa, diciamo, più intrigante, più complessa, viene affiancato, anzi viene messo sotto al servizio di questo capitano del GIS, che alla fine prende in mano le indagini, e Sallusti con lui ha un rapporto veramente di odio, perché insomma, questo qua lo comanda a bacchetta, e lui insomma, da una parte chiaramente fa il suo dovere, dall'altra però ha delle riserve e cerca anche, anzi gode dei piccoli insuccessi, e sembra talvolta parteggiare per il serial killer. E quindi, insomma, il tentativo è abbastanza particolare, insomma, quello di far ridere parlando di donne che vengono uccise è abbastanza, diciamo, sui generis e particolare. Io spero di esserci riuscito, e comunque ho trovato, perché è la prima volta che scrivo un giallo, molto difficile farlo, perché devi sempre stare attento a quello che dici, a quello che non dici, a quando lo dici, perché, diciamo, gli errori sono dietro l'angolo. Io me ne sono accorto proprio alla fine di una cosa che dicevo 50 pagine prima, che avrebbe distrutto qualunque lettore, anche perché quando lo rileggi tu poi alla fine non te ne accorgi, lo deve leggere, infatti un altro te ne accorgi, ma tu hai scritto qua, si capisce subito, per fortuna me l'ha detto, se no, che cosa vai scrivendo? Ero rovinato. Però, insomma, credo sia un libro abbastanza originale, secondo me è carino, ma io sono di parte, chiaramente. Trattate le donne in maniera così così, cioè da un lato secondo ordine le donne. No, direi di no. Non sono trattate. No, le donne non sono in secondo ordine, assolutamente no. Potremmo dire che da un lato le tratta non bene, dall'altra però poi recupera. Cioè, da un lato le tratta dicendo come sono diventate moderne, spietate, vogliono fare come gli uomini, guarda che disastro, guarda su e guarda giù, e guarda, e chi più ne ha più ne metta, qui gli uomini potrebbero a trovarne. Ecco, a trovarne, eccetera, eccetera. Poi però,
recupera e dice ma tutto sommato forse poi malaccio non sono, insomma, ecco, quindi ecco, alla fine recupera un pochino e poi dice che tutto sommato poi sono, sì, sono diverse da noi, ma hanno il loro coraggio, hanno le loro qualità, e forse hanno anche le loro ragioni e insomma vivono pure loro in un mondo difficile, e, ecco, eppure noi qualche torto glielo facciamo, e diciamo che vengono fuori un paio di figure femminili che non sono proprio, no, questo sì, sono moderne. Beh, una è moderna, sì, sì, moderne, moderne, d'altronde oggi viviamo. Diciamo che io vorrei chiedere all'autore questa Roma che lui dipinge ne viene fuori proprio maluccio, cioè ne viene fuori una città bella, beh, lo sappiamo tutti, ci viviamo, insicura, direi proprio di sì, cioè... Ecco, ed è assolutamente reale anche questo, purtroppo. Forse però c'è un recupero, o mi sbaglio, in questa Roma, di una certa qual solidarietà, poi, mi sembra, proprio da parte di certe figure anche di strada. O sbaglio? Sì, sì. Ecco. Allora, volevo rispondere prima sulle donne, perché io non ho parlato prima, c'è un personaggio femminile in questo libro che si chiama Alice. Alice, che poi compare anche nel titolo. Sì, Alice nel paese dei serial killer, che è la preda, diciamo, ultima del serial killer, però non ci prova e cerca di ucciderla continuamente. Non diciamo se ci riesce o meno. Però Alice, secondo me, è il personaggio più divertente del libro, a me piace. Quando a me mi chiedono tu chi sei del libro, io dico che sono Alice. Ma dai, poi va di semuanzo, ma c'è Flaubert. Anche perché Alice è un manager di multinazionale, che è un lavoro che ho fatto per tanti anni, insomma, fino all'anno scorso. E quindi racconto anche nel libro molti episodi reali divertenti che accadono nella vita d'ufficio, riunioni varie, personaggi, insomma, non proprio cuor di leone che si accodano al capo, eccetera, eccetera. E descrivo Roma, nella realtà io amo Roma tantissimo, ho vissuto anch'io in qualche altra città, ho lavorato a Milano, ho lavorato a Napoli, però Roma è Roma e soprattutto descrivo il quartiere di Testaccio, dove si svolgono tutti gli omicidi e dove abitano. E mi sono anche divertito, sono stato un paio di domeniche, proprio come diceva lui l'ha disegnata la cartina, io sono dovuto andare a controllare tutte le cose che hanno scritto, se erano vere o meno, perché a memoria, cioè le sale, sono andato a vedere le vie, le piazze, le cose, l'angolo giusto. Eppure questo, insomma, è stato un po' di opera di studio carina. Quindi Roma io la amo e spero che esca bella. Sicuramente è una città difficile, caotica, dove c'è un po' di tutto dentro Roma, insomma. Esce ancora umana però, Sì, sì. Ne esce ancora umana, e questo è importante, ne esce ancora come umana, tutto sommato. Però le donne, io le adoro, e la mia donna è una donna che ragiona come un uomo, che decide lei quando, come e perché. Quindi credo che sia sicuramente, insomma, particolare, però è una donna forte. Una donna forte, ma la cosa bella è il recupero dei sentimenti, insomma, è difficile che in un giallo così moderno, addirittura in un noir, si riescano, ecco perché dico che è particolare, si riescano a recuperare anche i sentimenti. Finale assolutamente ben calibrato e ben riuscito da giallo classico. Naturalmente è un linguaggio modernissimo, forte, eccetera, eccetera. L'ispettore Sallusti sarà ancora, questo l'avete anche capito, insomma, l'ispettore Sallusti avrà un seguito o no? Non lo so, onestamente, ad oggi no. Ad oggi troppa fatica? No, ad oggi no. No, ma voglio scrivere cose diverse. Diverse, cioè niente gialli o niente giallo? Non lo so, giallo è stato parecchio faticoso. Non so se mi ci rimetto, dipenderà pure dal tempo. Dal tempo, dalle cose. Diciamo, io ho scritto solamente due libri, no? Ecco, lui mio collega che è un vero scrittore, io no. Io sono uno scrittore dilettante, io sono un grande lettore, sono un appassionato lettore di tutto. E dico poco. È la base.
E ho scritto questo libro, il primo nel 2009, il secondo l'ho scritto l'anno scorso. Ma anche il primo era suo? No, il primo parlava della storia di un politico, e poi era un politico che nasceva dal web, un po' quello che ha fatto Grillo, diciamo. Però era una storia totalmente diversa, in parte autobiografico, come credo tutti i primi libri di tutti gli scrittori del mondo. Confermo. Quindi c'è il primo libro, la prima metà della vita del protagonista ero io, la seconda metà era totalmente inventata. Questo invece ho provato a scrivere un giallo, ne ho scritto un terzo che uscirà a novembre, che è tutt'altra cosa e racconta la mia esperienza di volontariato in un orfanotrofio in Honduras per la Fondazione Francesca Rao, quindi è tutta una cosa diversa. E poi, non lo so, il quarto, se ci sarà, puoi darsi pure che non ci sarà, dipende dalle tutti mi scoraggiano. Tutti mi scoraggiano. Mia moglie mi dice lascia stare. Ti lascia perdere. Io sono testardo e vado avanti. Perché è troppo faticoso, nasce così. No, è divertente. Diciamo, se mi andrà per divertirmi ancora, lo farò e se no, no. Se non no, benissimo. Nessuno ne soffrirà se lo scrivo. Anche questo commissario è quarantenne. E il commissario Sallusti no, c'ha 50 plus. Sì. Insomma. Sono tutti, diciamo, i protagonisti intorno 50, 55, 60, che pure l'età dell'assassino, in modo insomma da rendere incerto fra diversi personaggi chi sarà poi la bestia, si chiama l'assassino. Chi è la bestia? Chi è la bestia, sì, infatti si apre con questo personaggio truce, molto diciamo, truce, molto, sì. Molto, proprio molto diverso da me, no? Come lui che ci si apre, io no. lui dice no. Benissimo, sentite, se ci sono domande... Scusi, questo da quello che hanno detto gli attori, mi è venuto subito in mente un ispettore che io detesto, che è Cogliandro. Sì. È odioso, però. Secondo me, sì, no, sì. Nel mare, io non lo sopporto, ma perché vuole fare lo spiritoso pieno di parolacce, un genere, si svolge a Bologna, città bellissima, che poteva salvare le prime volte questa cosa, ma poi lui è un imbranato che poi arriva a delle verità, ma ci arriva per caso, senza neanche capire come, è una cosa veramente... Io non lo conosco questo ispettore Cogliandro. No, qua l'imbranato è il killer. Il killer è un grandissimo imbranato, però molto fortunato perché si salva sempre. Invece il suo ispettore non è imbranato. L'ispettore no. Allora, capisco perfettamente perché sono due gli ispettori. Lo conosco, io lo conosco. Due bravi, sì. Lo conosco e le dirò. Sì, uno, l'ispettore Sallusti è molto scoraggiato dal fatto, quindi sì, è un frustrato perché gli hanno levato il caso e quindi diciamo non si impegna al massimo. Viene davanti un cretino, no? Viene davanti un Cogliandro è troppo. Ma chi è che scrive di Cogliandro? No, il mio è sopportabilissimo, signora. Ecco, Patrizio, forse puoi anche intervenire tu su Cogliandro, se vuoi. Ma Cogliandro è stato il tentativo di descrivere probabilmente un tipo di funzionario di polizia che è molto comune, nel senso che anche, purtroppo, qui andiamo su un discorso un po' più ampio, cioè sulla qualità sulla qualità del lavoro generalmente che rende l'Italia. In questo momento c'è un'atmosfera probabilmente di lassismo, di sfascismo che rende l'Italia meno competitiva e si diversa in tutti i tipi degli uffici, pubblici e privati. Cogliandro è quello... L'Italia però c'ha il famoso stellone, no? Poi alla fine riesce a uscire fuori dalle situazioni più intricate, dalle crisi più profonde, finora ci ha sempre protetto anche a livello di nazionale di calcio. Quindi Cogliandro probabilmente è questo, no? La persona che forse ci mette sicuramente buona volontà, non è una cima, non ha grandi capacità di analisi, però è fortunato. È fortunato, certe volte la fortuna, c'è chi diceva che per vincere la battaglia perduta ci vuole un generale folle.
E forse è questo, forse in certe situazioni si può essere molto bravi e non arrivare a dei risultati, e si può essere anche scarsi, fra virgolette. È un po' quello che dà la speranza a tutti di potercela fare, no? Cioè Coleandro è la persona normale, la persona comune che comunque sia, in qualche modo, è rassicurante. Io troverei che alla fine è un personaggio Io do da ragione alla signora che mi pare un po' troppo. Ci sono televisivo e ci sono anche. No, anche lì. A me pare un po' troppo. Sì, poi vabbè, la fortuna va bene, ma insomma. Poi ti accomplisce anche quello, ritornando più volte. Ma io penso sempre, quando sento questi processi che fanno altri 10 anni e si fanno 2 o 3 volte l'assassino, le scarpe e quella e quella. Ma lasciateli fuori, io non mi fido più di questa gente, Io adesso non voglio fare esempi irriverenti, però una cosa è Cogliando e una cosa è quello che ha creato invece Camilleri, cioè anche lì c'è l'umanità, è molto umano come persona, però è un personaggio vero, cioè c'ha una sua. Coleandro è un personaggio di una caratura senz'altro inferiore a quella di lavora con umano, ma è uno che il suo dovere lo fa in modo sbagliato. Sì, appunto, è quello che dicevo io, la buona volontà che viene premiata per fortuna. Sentite, se non ci sono altre domande, noi possiamo chiudere qui, però siete tutti invitati il giorno 19 al secondo incontro della rassegna del Giallo e Noir, dedicato questa volta a commissario Attila, che è un commissario anche questo sui generis, che si occupa di indagini nell'ambito dello sport. Quindi, ha molto da indagare. Infatti sono ben 4 romanzi dedicati a questo tema. Grazie.